tanti anche che vengono dall'esperienza così operaista, post-operaista, autonoma, eccetera, hanno parlato ultimamente tanto invece del valore della frugalità, di te stesso. E lì fa un po' incazzare perché se tu mi parli di frugalità mi stai già parlando comunque di un dovermi limitare io invece di poter aspirare a qualcosa di meglio. Poi se in questo momento per me aspirare a qualcosa di meglio si identifica ancora con anche dei beni materiali, penso che questa cosa cambierà, cioè è brutto perché sembra che stiamo comunque parlando di campagne pubblicitarie, cioè come possiamo pubblicizzare il comunismo. Ci cioè, siamo già entrati in un'ottica che è quella probabilmente del sistema, che però attenzione non è quella del sistema neoliberale attuale. Se parliamo di pubblicità e pensiamo che sia una cosa sbagliata, abbiamo ragione, però stiamo pensando a questo modello capitalistico in cui viviamo ora come quello che era negli anni Ottanta, cioè negli anni del suo fulgore, almeno per come era percepito. Cioè, infatti adesso stiamo osservando il capitalismo nelle sue forme più estrattive, violente, repressive, però quella fase lì ha detto qualcosa di come potevamo immaginarci di poter interagire a un livello di benessere che veniva percepito come diffuso. Questo è quello a cui dovremmo puntare noi. Ora sappiamo che non sarà il capitalismo a garantircelo, però quello è il modello di società in cui voglio vivere. E quindi anche l'idea della persuasione che vince sulla percezione, cioè che io debba propagandare e suggerire un modello alternativo e renderlo attraente, non mi sembra di stare facendo self-branding su No, Instagram, mi bisogna sembra di creare un stare. immaginario, bisogna creare un Esatto, immaginario. tutta la critica che c'è stata, no, qualcuno voleva intervenire, scusatemi, mi ha Che cos'è il lusso? Secondo me forse il lusso è il fatto che ci troviamo a parlare. Qui, come in un centro sociale, cioè il lusso è quello, secondo me. Il problema è che le persone non hanno una prospettiva e torniamo un po' all'idea, alla questione dell'immaginario. Sono d'accordo, io ho molto timore del paternalismo e allo stesso tempo mi rendo conto che anche invece cioè, ci si può sentire paralizzati dall'acquisizione opposta. Cioè io comunque ho una parte di ruolo all'avanguardia, diciamo, la continuerei a dare, nel senso che ha la possibilità e ha il lusso appunto di poter parlare. Cioè, il fatto che adesso la cultura sia principalmente prodotta da persone che se lo possono permettere è un drammatico modo in cui l'elite culturale riflette le dinamiche sociali ed è una drammatica perdita in termini di diversità, prospettive, eccetera. Ma è anche un po' la dimostrazione che se tu hai i soldi, cosa vuoi fare? Spesso vuoi fare l'artista, vuoi lavorare alla cultura, vuoi ragionare, vuoi essere un intellettuale perché è piacevole, perché è bello, perché è un modo di. E dovrebbe essere una cosa che viene democratizzata tanto quanto il lavoro invece produttivo e riproduttivo, cioè ognuno dovrebbe poter fare tutto quanto potere e dovere, ma nel senso una divisione più sensata del lavoro vorrebbe dire anche non sprecare una serie di ingegni creativi di persone che adesso non se lo possono permettere, la cazzata che il capitalismo breeds innovation, ma cioè uno su mille ce la fa a partire dal suo garage a fare poi chissà che cosa. Di quanto intelletto collettivo stiamo facendo a meno proprio per il fatto che queste persone non se lo possono permettere. Cioè, quindi questo tipo di usare gli argomenti che propagandano comunque il capitalismo e che continuano a farci pensare che questo è il migliore dei sistemi possibili, usare la sua stessa retorica contro di quello, come anche quando dicevo prima, la questione della pubblicità. Usiamola contro quel sistema pubblicitario, cioè cerchiamo di capire come all'interno di un discorso agevole possiamo ribaltarlo dialetticamente a livello di creare immaginari nuovi, più che immaginare anche totalmente altro, c'è anche da chiedere cosa conservare di questo, cosa aufheben, cosa che c'è.